vincitore dell'edizione 2021 del Mediterraneo Festival Corto è Sola in discesa. La regia è di Claudia Di Lascia e Michele Bizzi. Ritira un delegato della produzione, Daniele Colombo, e a consegnare il premio è Isabel Russinova, presidente della giuria. È sempre un grande onore avere Isabel Russinova ai nostri microfoni, Telediamante. Allora, innanzitutto, com'è stata l'esperienza da presidente di giuria? È stata perfetta perché molto soddisfacente. No, davvero. È stata difficile perché c'era da selezionare un bel numero di lavori e tutti molto interessanti. L'ho già, cioè, risottolineo quello che ho già sottolineato, notato l'anno scorso, vedendo i lavori che sono stati presentati nella scorsa edizione, e quest'anno proprio nel doverli selezionare e guardare con attenzione e dover scegliere, diciamo, anche tra tutti che avevano ognuno un grande valore, non è stato facile, ecco perché insomma è stato molto interessante, ma nello stesso tempo difficile. Questo è anche un segnale di speranza, visto il momento difficile che ha vissuto tutto il comparto dello spettacolo. Sì, assolutamente, anche perché erano lavori che venivano da tutte le parti del mondo, e tutti, appunto, ripeto, molto interessanti, ma una cosa che ho notato è che non essendo naturalmente una rassegna un festival tematico, ma il tema libero, mi ha colpito il fatto che molti di questi lavori, che venivano appunto, ripeto, da mondi, da terre diverse, avevano lo stesso tema, cioè portavano avanti lo stesso sentire, il futuro, la solitudine. E questa paura, no? Del domani, insomma, molte similitudini tra uno e l'altro. E questo è una cosa, è stata per me una cosa molto, molto interessante, anche sociologicamente proprio. E quindi è stato anche per questo molto interessante per me. A proposito di ricominciare, lei l'altra sera ha presentato un interessante progetto che coinvolge teatro e multimedialità, diciamo. Sì, il Movie Theater è questo progetto in cui io credo molto, già prodotto, non soltanto progetto, perché è una proposta arrivata già alla terza edizione quest'anno, dove abbiamo pensato di gemellarci con il Mediterraneo Festival Corto. E che cos'è il Movie Theatre? È un progetto dove vengono unite le due discipline, quella del teatro e del cinema, dove la storia viene sviluppata dal palcoscenico, cioè su un territorio teatrale. È raccontata però con la tecnica cinematografica, quindi le due discipline devono intersecarsi, però devono mostrare, da parte naturalmente da chi lo propone, profonda conoscenza dei due strumenti di racconto. E questo è, secondo me, molto, molto utile, prima di tutto perché è un nuovo linguaggio. E secondo poi perché può valorizzare sia il teatro che il cinema, può stimolare soprattutto i nuovi filmmakers nel inventare e progettare e proporre delle storie dal teatro, cioè dalle tre pareti, però appunto con l'inventiva cinematografica, delle storie, delle proposte interessanti che poi possono avere sia una divulgazione teatrale,
che una divulgazione cinematografica, che quella audiovisiva attraverso le piattaforme che stanno prendendo ancora più piede in questo momento. Va bene, grazie, arrivederci, a presto a Diamante. A presto. Il vincitore per la sezione Scuole di Cinematografia, Ninna Oh, per la regia di Ernesto Maria Censori. Chiamo a premiarti invece il grande regista italiano Alberto Negrin. Lo accogliamo con un calorosissimo applauso. Che impatto ha avuto con questo festival, che sensazioni ha avuto anche dalla nostra città, visto che siamo su Telediamante? Io ho un'impressione ottima, bellissima, ma proprio di casa, proprio come di famiglia, per cui mi sono sentito a mio agio immediatamente, perché ci sono due, veramente, Ferdinando e Francesco sono due che sanno quello che fanno, sono esperti, sono appassionati, bellissimo, è un rapporto perfetto. Oggi l'ho vista interessata ai murales anche. Sì, e io sono anni, io da saranno 40 anni che fotografo tutti i muri d'Italia e ho una raccolta di migliaia, decine di migliaia di fotografie su tutto quello che c'è che riguarda la società, la storia, dal terrorismo alla politica, agli aborti, agli attentati, alle guerre, tutto fotografato, e ho una raccolta incredibile, è la storia d'Italia. Ultimissima domanda e poi la lascio. Stasera si è parlato anche dei documentari, ecco, lei ha parlato della sua carriera, delle fiction, ma lei infatti ha cominciato occupandosi di documentari su temi importanti come il terrorismo, la mafia, società, insomma. Lei pensa che il documentario è ancora uno strumento utile? Il documentario è uno strumento di conoscenza preciso, perché entra proprio nel... Non c'è una ricostruzione che rende finto il personaggio fatto da un attore, il personaggio fatto... è lui, è la verità assoluta, cioè c'è il documento che viene filmato e quindi è la cosa più diretta che ci sia. Va bene, grazie, anche lei, arrivederla, a presto a Diamante. Grazie mille. C'è la targa. C'è la targa, assolutamente, quindi per la gioia di Haber. Iaia Forte, presidente di giuria del Mediterraneo Festival Corto della prossima edizione. Con molto piacere e onore. Grazie. Grazie, un applauso. Allora, salutiamo ancora Iaia Forte. Un grandissimo piacere, un grandissimo onore avere Iaia Forte a Telediamante. Non si dovrebbe dire nelle interviste, ma io sono anche un suo ammiratore. Va bene. Allora, prima domanda. Lei è stata interprete del film La Grande Bellezza, che era una sorta di denuncia contro la nostra incapacità appunto di comprendere la bellezza. Alla luce di quello che è successo negli ultimi due anni, la pandemia, secondo lei abbiamo recuperato qualcosa o siamo ancora più confusi? Insomma, non riusciamo a... non abbiamo imparato la lezione. Naturalmente dipende sempre dalle persone. Io credo che paradossalmente, nonostante il dolore che questa pandemia ha provocato, una sospensione di questi ritmi frenetici abbiano provocato una comprensione di quanto le cose belle di sostanza siano importanti, almeno lo spero. Ma che emozione è stata all'epoca, appunto, essere in un film corale, tra l'altro, che vinse l'Oscar? Uno, quando fa questo lavoro, dice sempre per scherzo l'Oscar, le cose, quando si realizza concretamente la possibilità di essere dentro un film che ha avuto un Oscar, è una felicità immensa. Poi con amici, perché Sorrentino è un amico da tanto tempo, Tony Servillo è quello che mi ha messo in scena per la prima volta, per cui io credo all'arte comunitaria, credo che la nostra sia un'arte comunitaria, e realizzarlo anche con le persone che ti sono amiche è il massimo della bellezza. Lei ha interpretato tantissimi ruoli in tantissimi nei generi più disparati. Ecco, c'è un ruolo che lei pensa, mannaggia, non me l'hanno mai chiesto, oppure un personaggio letterario o della storia che vorrebbe interpretare? Ce ne sono tantissimi che vorrei interpretare, ma sono stata anche fortunata, perché sempre con Sorrentino ho fatto addirittura
un uomo, un cantante. Portato in scena anche Tony Pagoda, sì, per cui devo dire che ho coperto. Mi considero fortunata perché ho coperto ruoli particolari e inediti, e quindi, però poi ce ne sono sempre mille che vorrei interpretare. Da domani sarà a Venezia per un film importante di un altro regista a lei caro, che è Martone. Sì, Qui rido io, che è un bellissimo film in concorso a Venezia ora nel 2021. E quindi spero che sia un'altra avventura felice, perché è un film che lo merita. Lo andremo a vedere al cinema, speriamo. Allora, ormai la rivedremo sicuramente a Diamante, perché sì, è stata cooptata, diciamo. Di Diamante, che è un posto bellissimo proprio, per cui sono molto felice di poter ritornare. Detto da lei, così possiamo chiudere e ringraziarla e darci a rivederci al prossimo anno. All'anno prossimo e grazie. Miglior attore e attrice. La vincitrice è Cecilia Dazzi per Ho tutto il tempo che vuoi. E chiamo Emanuele Vezzoli a premiare la migliore attrice. È come se lo consegnassi a Cecilia e insomma mi avrebbe fatto molto piacere se fosse venuta. Siamo con un ormai amico di lunga data del Mediterraneo Festival Corto, Emanuele Vezzoli, che quest'anno presenta un progetto a cui tiene particolarmente, ecco. Sì, io ormai sono socio onorario, così mi hanno fatto socio onorario e sono insignito. Sono ben contento di esserlo. Quest'anno è successa una cosa strana. Mio figlio, che non è più un bambino, ma un signore di 28 anni, mi ha chiesto di fare un viaggio. Nulla di strano, facciamo un viaggio. Dico, dove vuoi andare? Vabbè, non anticipo nulla, volevo andare a Palermo. E mi dice, sì, però la particolarità, dice papà, è che ci vorrei andare in bicicletta. Non ho detto di no. Abbiamo fatto 1000 chilometri. Non si può dire di no ai figli, diciamo. No, assolutamente. Arrivo dove arrivo e se dovessi fermarmi torno indietro. E invece sono arrivato in fondo. È un bel viaggio, soprattutto un viaggio del cuore. Bello, emozionante. Una bella esperienza. E essendo il viaggio in agosto, vicino alle date del festival, ho pensato di coinvolgere Ferdinando e Francesco Presta, e mi sono fatto tra virgolette sponsorizzare il viaggio con la maglietta Chuck si gira su due ruote. Abbiamo coniato questo logo, Chuck si gira su due ruote, e adesso siamo passati anche da Diamante naturalmente, adesso lo presentiamo una clip che riassume un po' questa avventura. Anche perché è forte il legame tra bicicletta e cinema, ecco, sono tante le citazioni che si potrebbero fare. Sì. Anche quel signore che abbiamo là è volato in bicicletta. Sì, cioè, l'alieno, diciamo. L'alieno alle nostre spalle era in bicicletta, ladri di biciclette, poi c'è anche addirittura un film francese che si intitola La bicicletta blu, credo. Insomma, la bicicletta è importante. Se pensi che quando ero bambino io, le automobili nel mio paese, io vengo da un paese in provincia di Como, erano, che ne so, 5 o 6 gli anni in cui sono nato io, e io sono nato e cresciuto dentro una fabbrica e c'era un grande parcheggio coperto per le biciclette, che tutti andavano a lavorare in bicicletta. Adesso la stessa fabbrica ha dei grandi piazzali per le automobili e non è più niente per le biciclette. Allora, invece il Vezzoli, la domanda classica, progetti in corso, progetti futuri di Emanuele Vezzoli? I progetti sempre, guai non avere progetti. Io sto lavorando in teatro alla Fondazione Teatro 2 di Parma, abbiamo in progetto di mettere in scena uno spettacolo di Odon von Horvath in una formula particolare, una commistione fra cinema e teatro. Debutteremo l'8 di ottobre e poi delle partecipazioni con le fiction, quelle non mancano mai. Quest'anno ho lavorato con Campiotti, nella Sposa, con Serena Rossi,
ho lavorato con la produzione di Barbareschi per Impero, una fiction sul calcio, ho fatto un film qui vicino a Capri praticamente, si intitola The Boat, insomma il lavoro in cinema e teatro è ripreso, meno male, con i controlli naturalmente, super tamponati sempre, vaccinati così, però sta andando. Magari anche qualcosa con questo regista debuttante che è venuto a Diamanti, un certo Carlo Cotti. Questo grandissimo regista e grandissimo amico, ci conosciamo da tanti anni, è rimasto folgorato da uno spettacolo che io porto in giro per il mondo da una decina d'anni, è tratto da un romanzo di Pier Giorgio Welby, e insieme abbiamo deciso di farne una versione cinematografica che vada oltre il testo di Welby, ma che diciamo tracci un ritratto a tutto tondo dell'attore e del personaggio Welby, quindi un film che lui mi dedica, un film su me e su Pier Giorgio Welby. Bene, grazie, arrivederci, a presto. A presto, ciao a tutti. Passiamo alla rosa dei finalisti della miglior fotografia. The winner is Intolerance di Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga. Per premiarvi un maestro di cinema, Carlo Cotti, che abbiamo scoperto in questi giorni tutta la sua simpatia. Siamo con uno dei grandi ospiti del Mediterraneo Festival Corto, il maestro, posso chiamarla maestro? No, ha appena detto di Carlo Cotti, un maestro di cinema, ecco, scherzi a parte, un maestro di cinema. Allora, innanzitutto, come si è trovato qua a Diamante al Mediterraneo? Devo dire splendidamente bene, ma non perché sono a Diamante, perché stasera c'era un tramonto da perdere la testa. Infatti ho fatto una frase su Facebook dove questo mio rivedersi a Diamante, benissimo, ospitalità e sorriso della gente, con tutto un periodo orrendo di complicazioni di quello che purtroppo stiamo passando. Una carriera straordinaria che è iniziata con un film che un film leggendario, Rocco e i suoi fratelli. Allora, ringrazio. Io, ragazzi, o ragazze che mi sentite, non lo so, che mi vedete, io ho 82 anni. Non sono un ragazzino, e la mia carriera è cominciata al Piccolo Teatro di Milano tanti anni fa, nel 57, e ho avuto la fortuna che quando fecero a Milano il film Rocco e suoi fratelli di Luchino Visconti, l'aiuto regista Rinaldo Ricci, che è stato un grande amico mio, è andato al Piccolo Teatro a scegliere dei giovani attori e fui scelto, ma diciamo una grande comparsata di lusso, un bel contratto che tu hai visto anche, ti ho mandato anche. Da lì è cominciato, però volevo fare l'attore perché ero stronzetto, avevo 21 anni, 20 anni, anzi 19. Invece poi Anna Magnani, incontrata nel film Risate di Gioia, mi ha detto: vuoi fare l'attore? Sì, ecco, dimentica di fare l'attore, buttati a fare l'aiuto regista, perché i registi sono tutti attori mancati. E lì è cominciata la svolta della mia carriera, poi Nanni Loi, ecco. Quindi grandi maestri nella sua, da regista, ecco, nella sua carriera da regista. Nella mia carriera di aiuto regista, enormi maestri, li dico tutti, che tutti meritano qualcosa, dall'Attuà, da Nanni Loi, Zeffirelli, quattro film con Franco, Joseph Losey, John Huston, Festa Campanile, Riccardo Freda, cioè, ha avuto una bella carriera. E devo dire che la gente, quella che ti trova a lavoro come regista, dice: tu ti stai abituato troppo a fare l'aiuto regista, dovresti pensare a debuttare come regista. E è debuttato vero regista di lungo metraggio, lascio dire a te cos'è stato. No, ditelo. Sposerò Simon Le Bon, avevo già 47 anni quando ho fatto quel film, però ero già regista di documentari, caroselli, teatro di prosa, teatro lirico, cioè avevo fatto, però volevo fare il mio film sull'opera lirica che non ho ancora fatto adesso, forse lo farò, anzi anche credo grazie a Diamante, degli incontri che sono successi qui a Diamante. Però Sposerò Simon Le Bon è un film che è rimasto, diciamo,
soprattutto chi, noi degli anni 80, ecco, diciamo. Io che ero adolescente negli anni 80. Non posso dirti parolacce qui perché siamo in diretta, vero? Vero? Posso dire parolacce? No. Grazie, mi dicono di no lì. No, già ci ha pensato qualcun altro. Ah, già è vero, l'altra sera che mi sono divertito. Ma devo dire, Simon Le Bon, quando è uscito il film, mi hanno bistrattato perché dicevano, ecco, Carlo Cotti che è nato con Zeffirelli, Carlo Cotti così, e invece poi è un film, io ancora adesso ricevo, odio parlare di soldi, purtroppo o per fortuna servono, dei diritti d'autore ancora adesso, e adesso la cosa molto importante che lo dico, è uscito il 30 di agosto o 31 agosto il DVD, dopo 35 anni hanno deciso di fare il DVD di Sposerò Simon Le Bon, è già in vendita, vendutissimo, mi hanno detto da Milano, quindi già è una piccola soddisfazione. E non volevo fare il film, perché io avevo la puzza sotto il naso, credevo di essere, ma vabbè. Però abbiamo scoperto in queste sere che lei ha, come dire, in un certo senso lanciato un'attrice che poi, insomma, ha fatto film da Oscar, Paziente inglese. Allora, dopo Simon Le Bon, subito dopo ho fatto una storia, la dico, ho scritto un testo, una sceneggiatura per Il ragazzo del Pony Express, poi mi davano Jerry Calà, che bravissimo attore, però non c'entrava niente col personaggio, ho fatto un altro film, Portami la Luna, e sono scappato in Francia, dove parlo francese con l'italiano, ma non perché, cioè, mi piace la Francia, e in Francia ho avuto la fortuna di fare un film dove ho scoperto, non è che ho scoperto, la terza volta che il film faceva era Christine Scott Thomas, che era il suo quarto film, il film mio si chiama Biantet, Partire in quarta, e Christine dopo il mio film francese è partita, è diventata quella grande attrice, Quattro armoni in funerale, Il paziente inglese, tanti, L'uomo che parava i cavalli, c'è delle cose grandi. Christine, gemelli come me, 24 maggio anche lei. Progetti di un regista 82enne, l'ha detto lei, 82 anni. Quindi... 82, no, io ho 82 anni, no, ragazzi, non, mi sento sempre giovane anche se ho 82 anni, e non sono, come si dice, sono in ristrutturazione, ho fatto la cataratta, adesso sto rifacendo la bocca, perché a una certa età bisogna essere ristrutturata. Ho delle cose importanti, ho un documentario di un film vero e proprio, materiale inedito su Zeffirelli, che è il mio maestro, vero. Ho una cosa con Lele Vezzoli, quella cosa che ha fatto Welby a teatro, portarlo su film, abbiamo già cominciato a Parma a girare, poi purtroppo è successa la pandemia, poi un documentario su Giannici, un grande pittore ligure, e poi ho il mio film sull'opera lirica che dal 73 lo porto avanti, dal 73, E noi ci auguriamo di cuore di vederlo. Ma io stasera, questa cosa che ho scritto su Facebook, guardando il tramonto meraviglioso che c'era su, ho detto proprio arrivederci alle emozioni, ai colori diamantini. Il gioco di Alessandro Haber. C'è la motivazione del premio, il premio stampa Match Muse, che consegniamo ad Alessandro Haber. Premio Match News al maestro Alessandro Haber. Grazie Torino, grazie Daniela, la motivazione. Alessandro Haber, è un piacere, un onore averlo. Stasera premiato per un corto che dà un messaggio importante e delicato. Beh sì, è un corto sugli abusi che fanno i genitori nelle case, insomma, fra parenti, insomma. È delicato, sì, è una cosa molto taciuta, insomma, sommersa, non ne parla nessuno perché è inquietante naturalmente, però era giusto farlo. E allora questo corto sarebbe da proiettare nelle scuole, ma anche lì c'è sempre quest'aria di, no? Invece bisogna dire delle cose, bisogna avere, essere cazzuti e raccontare quello, le magagne che ci sono, insomma. Per cui mi sembra stiamo vincendo un sacco di premi e devo dire che questo mi fa piacere perché fa riflettere, ecco, fa pensare. La sua presenza qua è anche un messaggio di speranza per il mondo dello spettacolo periodo così complesso. Beh, finalmente un po' sembra che si sta superando con difficoltà, ma io il primo spettacolo l'ho fatto, mi pare, l'8-9 giugno a Franco Parenti di Milano, un concerto dopo quasi 2 anni che non sentivo il calore del pubblico,
regola c'è, che il pittore dipinge, lo scrittore scrive, il musicista compone anche da solo a casa, noi se non abbiamo il pubblico non siamo un cazzo. E allora l'idea di ritornare ad abbracciarlo, di sentire, vedere le espressioni, sono fondamentali. Io ho fatto un corto adesso che proietteremo prossimo anno, devo ancora montarlo, su questo fatto delle mascherine. Siamo tutti omologati, non abbiamo più anima, non ci si riconosce più. E allora ho cercato di raccontare questa cosa in maniera drammaticamente ironica, però è molto forte. Si chiama L'inganno, ma non vi dico nient'altro, lo rivedrete prossimo anno. Grazie e complimenti e benvenuto. Allora, abbiamo visto il trailer di Intersezioni, un lungometraggio, quindi un film realizzato interamente dai ragazzi del liceo artistico Colao di Vibo Valentia, che sono stati precedentemente indottrinati come da PON dalla Rambaldi Promotions, chiaramente dai nostri esperti, perché io non mi occupo di arte ma solo di scartoffie. Ci ritroviamo con la Fondazione Rambaldi e quest'anno, come dire, raccogliamo i frutti del lavoro che state facendo, il grande lavoro che state facendo sul territorio. Allora, vuole presentarci questi due ragazzi? I due ragazzi qui presenti sono una parte di un cast che si è organizzato all'interno del liceo artistico Morelli Colao di Vibo Valentia, allorché la Rambaldi Promotions e la direzione scolastica sono stati assegnatari di un PON da parte del MIUR, e quindi abbiamo dovuto attendere, ovviamente durante il lockdown, che ci dessero il via libera. Subito dopo ci è stata data questa possibilità di iniziare questo progetto nazionale, che ha visto i ragazzi prima prepararsi attraverso le docenze degli esperti della Rambaldi Promotions e dopo poter andare sui set a realizzare un lungometraggio, quindi un vero e proprio film fatto interamente dai ragazzi, con una strumentazione tecnica nuova e assolutamente acquistata grazie anche a questi fondi di questo PON, per cui noi siamo straordinariamente contenti, perché abbiamo dato l'opportunità a dei giovani di cimentarsi per la prima volta in un'esperienza del genere e soprattutto dare la possibilità a loro di portare avanti dei desideri, delle aspettative e quello che poi è un sogno nel cassetto. Siamo un po' in confusione perché sta piovendo, quindi è stata anche interrotta la manifestazione, non ho presentato Giuseppe Lombardi della Fondazione. Io sono parentetico perché mi occupo, diciamo, della parte amministrativa, burocratica, e la parte artistica invece è seguita direttamente dalla nostra presidente Daniela Rambaldi, che sentiremo, e poi soprattutto poi abbiamo bisogno degli artisti, e gli artisti sono o i nostri esperti che sono già titolati a fare ciò che di divulgazione e di didattica noi ci occupiamo, e soprattutto poi i fruitori, che sono i giovani che alla fine della fiera poi ricevono questa nostra formazione e la mettono in pratica. Ecco, velocemente, anche per non farvi bagnare, presentate i vostri nomi e come è stato fare questo lavoro? Niccolò Fortuna, ed è stato difficile ma veramente veramente bello, e niente, è stato wow fare un film in due mesi, e penso che continuerò su questa strada perché è quello che voglio fare. Wow, sintetizza tutto. Niccolò Colocca, sono uno dei tre protagonisti di questo film. È stata un'esperienza piena di emozioni, gioia, allegria, ma anche rabbia e stanchezza, perché è inutile negarlo. È un qualcosa che voglio continuare a fare perché è appunto il lavoro che vorrei fare da grande. E quindi niente, spero di poterlo fare in futuro in compagnia dei miei amici e anche della Fondazione Rambaldi, perché no? Allora, quante cose si fanno nel nome di Rambaldi? Immagino che lei sarà orgogliosa di questo. Molto, moltissimo, sono orgogliosa perché lo scopo della fondazione è quello di ricordare e preservare il patrimonio artistico di mio padre, però è anche importante per noi come mission dare un futuro a questo nome, e quindi siamo orgogliosissimi di continuare a seminare sul territorio della Calabria e oltretutto far emergere dei talenti che altrimenti resterebbero nascosti, quindi siamo super felici
amici e continueremo a investire il nostro tempo, le nostre, il nostro know-how per questi ragazzi, insomma. Intanto ET l'abbiamo messo al riparo perché sta piovendo e immagino anche durante il lockdown quante persone avranno rivisto quei film, non solo ET ovviamente, ma tutti i film in cui erano presenti le creature di Rambaldi, insomma ha continuato a dare felicità anche in questo periodo. Sì, assolutamente sì, e poi adesso da ottobre saremo a Milano con una bellissima rassegna su King Kong, quindi non solo sul King Kong di Rambaldi ma proprio King Kong nella storia del cinema dal 33 fino all'ultimo in digitale e verrà tutto il patrimonio artistico di mio padre, inizierà un percorso di restauro e di digitalizzazione di tutto il cartaceo, quindi progetti anche inediti verranno digitalizzati e conservati per le future generazioni che vorranno insomma andare a curiosare e vedere che cosa c'era nella testa di un genio.